Eccoci qua, siamo con Diego Del Grande, non lo vedete naturalmente perché per una scelta, insomma, di riservatezza e anonimato, vista anche la sua funzione, il suo ruolo professionale e visto anche l'argomento che tratta, alcune aziende che diciamo, lo hanno come consulente potrebbero non gradire la sua esposizione. Per questo. Diego Del Grande è il produttore del portale diegodelgrande.com, dove troviamo un corso che abbiamo realizzato con il programma Atena, Maestro dell'erotismo. Io, Diego, come stai? Tutto Ciao Carlo, tutto bene, tutto bene. bene? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a te. E niente, io volevo fare queste due chiacchiere con Diego perché Progetto Atena è un progetto giovane. Maestro dell'erotismo, Diego Del Grande come progetto è stato il primo, credo, insieme ad altri due, per cui sono i primi risultati sui quali possiamo già misurarci e raccontare qualcosa. Per cui volevo fare subito con Diego due chiacchiere. Io vorrei chiederti, Diego, Sì. Atena è un progetto che ha questo suo slogan, lo facciamo noi per te. Ora, tu sei stato il primo a vivere l'esperienza di Atena, lo facciamo noi per te. Che significa lo facciamo noi? Che cosa è successo nel tuo caso? Funziona? Raccontaci un po'. Sì, grazie Carlo. Allora, ti racconto in breve, sarò conciso. Per caso, io comunque se ti seguo e seguo te da tanti anni, e praticamente un giorno ho visto un tuo video, una tua live, dove appunto raccontavi di questo nuovo progetto di Atena, facciamo tutto noi per te. Io devo dirti la verità, di progetti che avevi in mano, ne ho visti tanti, perché sono sempre andato alla ricerca, appunto, essendo molto impegnato di un progetto del genere. Però non mi avevano sinceramente mai e mai soddisfatto, anche perché io entravo pienamente nella casistica di cui raccontavi tu, cioè consapevole di non sapere. Avevo una marea di corsi comprati, sono andato anche a dei meeting che ho pagato anche tanto, quello di cui raccontavi tu, e però alla fin fine non mi sono mai mosso bene, non sono mai riuscito a concludere praticamente nulla. Allora, mentre raccontavi questa cosa, però ho detto questa volta il progetto chiave in mano e lo facciamo noi per te, l'ha detto Carlo. E io di te, tra virgolette, comunque, non avendo mai, tra virgolette dico perché non ti avevo mai contattato personalmente, mi eri sempre apparso come una persona molto, molto seria, al contrario di molti che si presentavano sempre con tanti foto di macchinoni, ti facciamo fare i soldi, eccetera. Quindi semplicemente ti ho contattato, abbiamo fatto. E abbiamo fatto due chiacchiere. Il primo passo è questo. E abbiamo fatto due chiacchiere e tu mi hai spiegato, e poi mi hai anche redatto un piccolo contrattino dove mi spiegavi tutto ciò che avresti fatto. Mi hai comunque esposto delle nicchie e abbiamo preso quella che si confaceva più alle mie esigenze. E io ho accettato. E questo è stato, diciamo, il primo passo, Carlo. E poi che è successo, diciamo, come si Allora, sono sviluppate le cose? leggendo bene tutto quello che dovevi fare, dovevate fare anche il tuo team, ho detto però è tanta tanta roba. E adesso vediamo nei giorni 60, 90, quel che siano, perché è un progetto bello corposo, vediamo cosa succede. E ovviamente ci sono stati aggiornamenti anche settimanali di questo del processo di creazione di questo, io lo chiamo fantastico business, perché man mano che l'ho visto crearsi diventava sempre più bello, secondo me. Anche perché io adoro anche le belle grafiche e i contenuti fatti in modo professionale. Ed è stato punto dopo punto creato come effettivamente avevi detto tu. Adesso non entro proprio nel merito dei dettagli perché sennò staremo veramente tanto. Però il tutto è stato presentato in modo veramente professionale, devo dirti la verità. Non so se posso dirlo, caro, dai vari narratori, alla costruzione del sito, alla creazione della landing page, ai vari
alla creazione del sito stesso, alla squeeze page, nomi con cui avevo ho avuto sempre a che fare io nella mia informazione, perché sono... E quindi ho visto crearsi questo bellissimo progetto, devo dirti la verità. E effettivamente poi mi sono state, tra virgolette, a fine progetto, anche da poco, lo sai anche tu, mi sono state date le chiavi di questo bel progetto. E soprattutto la cosa che nessuno, perché io dicevo ogni volta, sì, ok, ci create un progetto chiave in mano, e poi, la mia domanda era quella, perché io negli altri corsi rimanevo sempre solo, per dire, sei lì davanti al PC e hai tutte le tue, tra virgolette, tutti i tuoi impegni e non sai cosa fare. Io sono comunque impegnato in un lavoro che mi occupa 8 ore al giorno, avevo bisogno proprio di questo, Carlo, devo dirti la verità. Entravo nella casistica perfetta di tutto ciò che hai raccontato quando hai proposto questo servizio, Atena. Oltre a comunque crearlo, ed è stato creato molto molto bene, io poi mi sono letto bene tutta la landing page, mi sono ascoltato tutto il corso, che è fantastico, devo dirti la verità, il video corso, l'ho ascoltato, me ne sono quasi innamorato, anche perché mi piacciono anche le belle voci dei narratori, tutti i link poi a ciò che succede quando effettui una vendita, che con mio sommo piacere è successo, insomma è stato molto bello, dai, per adesso è andato veramente tutto come avevi comunque descritto tu. Un videocorso che ha un finale che quasi ti lascia melanconico, perché quasi sembra essere la fine di un bellissimo film che ti ha attratto per tutta la durata. Sì, allora siamo arrivati a un certo punto, io poi, tu lo sai, via via che le cose venivano fatte, te le condividevo, noi poi ci sentivamo ogni settimana, tu hai avuto la possibilità di guardare, ascoltare, entrare e capire quello che stavamo facendo, e poi a un certo punto cosa ho fatto? Ho detto, Diego, dobbiamo creare il tuo conto PayPal, giusto? Certo. Arriva il momento di agganciare il portale a PayPal per iniziare a raccogliere soldi nel momento in cui vendiamo. Chiaro che in questa fase, magari me lo confermerai anche tu, a volte si fanno queste cose, cioè facciamolo, poi chissà se va, no? Chissà se funziona. E allora noi il sito lo abbiamo reso noto, abbiamo condiviso la notizia qualche giorno fa, settimana scorsa, per cui nel momento in cui lo abbiamo reso noto, io come prometto, diciamo, secondo il programma Atena, ho fatto una comunicazione ad alcune mie liste, non ho ancora fatto a tutte le mie liste, quindi continueremo a farlo, e da queste mie liste sono arrivati pochi lead. Ne abbiamo visti prima insieme, sono 12 lead. Che cosa è successo in termini di vendite, Diego, con questi 12 lead? Certo, Carlo. Allora, praticamente io, come ti ho detto, da ciò che so nel mio piccolo, sapevo la classica regola dei 100 con conversione al massimo, comunque ogni 100 lead o 100 contatti, c'era una conversione di massimo 2-3, in Italia 2-3%, dai, adesso più o meno, e quindi sarebbero ogni 100 due o tre vendite. Invece è successo, diciamo, tra virgolette, una cosa splendida, che su 12 lead siamo riusciti a vendere già due corsi. E un terzo forse sarà anche in arrivo, e questo comunque come test, quando ancora dovremmo entrare prepotentemente nel mercato, perché poi andremo e inizieremo a fare pubblicità la settimana prossima, e questo mi ha reso veramente molto felice, cioè il terreno c'è tutto, e quindi ritorniamo al fatto, quando tu proponi, perché io poi durante la nostra piccola chiacchiera, tornando a 2 mesi e mezzo fa, io ho iniziato a parlare, eccetera, e ho detto, guarda, c'è questa cosa che avevo pensato, avevo tutti i miei progetti in mano, tu hai detto, un attimo, calma, hai detto, dobbiamo lavorare su nicchie profittevoli studiate da me. E io ho detto, hai ragione, fai tu. E infatti così è successo. Una delle nicchie che mi hai proposto mi è piaciuta molto, e nelle mie ricerche, anche mie personali, come dico sempre, un po' informato sono, anche a me era risultato che era una nicchia che tirava.
E ti ho detto subito sì, mi è piaciuta, anche perché un po' a me piace poi veramente anche il contenuto, perché non è uno di quei soliti prodotti che magari vendi in affiliazioni di qua e no, è studiato, è strutturato bene e ha degli ottimi, un contenuto di valore, perché come ti ho sempre detto, Carlo, io voglio lavorare su qualcosa di valore, perché se no non me la sento nemmeno, eticamente non me la sento nemmeno di mettermi sul mercato. E infatti è stato così. È stato proprio così, e questo mi ha reso molto contento e felice, e anche mi ha dato le forze per iniziare e continuare il tutto. E niente, chiudendo, due vendite con 12 lead, sono molto molto contento, anche perché, ti ripeto, a me piacciono anche tanto come veniva comunque strutturata bene tutta la piattaforma, nel senso vendita, poi email. Soprattutto dopo l'iscrizione nelle lead, tutte le mail marketing che c'è dopo, quindi un lavoro in background fatto veramente nel modo giusto. Quindi Diego, come tutti noi italiani, è in smart working, quindi lavora da casa e quindi giustamente in questo periodo di grandi incertezze economiche sul nostro territorio, investiamo nel senso giusto. Ho passato tanti anni a studiare questa roba qui, ma vuoi per un motivo, vuoi per un altro, vuoi per la mancanza di tempo, vuoi perché a volte ti passa pure la poesia, insomma, nel senso che hai da fare altre cose e non sei sempre così focalizzato, che si fa? Facciamo una scelta di investimento. Ora è giusto da parte mia portare Diego in testimonianza per tutti quelli che in qualche modo da fuori si pongono questa domanda. Dice, ok, Carlo hai ragione, abbiamo speso tanti soldi negli anni, ma forse anche più di quelli che chiede Atena, perché Atena parte da una base di 10.000 euro di investimento, poi a seconda del progetto può crescere. Ma io credo che ci sono persone in Italia che hanno speso abbondantemente cifre come 30, 40, 50 mila euro per formarsi, per seguire i vari eventi spettacolari, quelli con i mega schermi super tecnologici, con i carboni ardenti, no? E in quei contesti lì, fatti da migliaia di persone, sicuramente alcune sono riuscite in qualche modo a sfangarla e a creare un cambiamento significativo nella loro vita, ma la stragrande maggioranza di quelle persone è rimasta esattamente al punto di partenza. Il punto è, dopo aver speso tutti questi soldi e aver investito anche tutto questo tempo, se sei rimasto solo più povero rispetto a prima, c'è qualcosa che non funziona. Quello che non funziona probabilmente è che negli over 40, perché poi noi prevalentemente ci rivolgiamo sempre a questo target, gli over 40 si portano dietro un gap generazionale, una delle diciamo, carenze dal punto di vista tecnico, quella spinta in più che a volte può agevolare le persone più giovani che hanno un rapporto più familiare con la tecnologia, però non è neanche più un discorso di competenze e tecnologia, è la mancanza di abilità che permettono a un potenziale imprenditore del web di sviluppare subito un progetto da mettere subito in pratica per misurarne le potenzialità e vedere i risultati. Allora io con Atena, il progetto Atena io l'ho spiegato all'inizio, è nato da un'idea che mi è stata trasferita involontariamente proprio da un ex studente di Phoenix, il quale mi diceva: Carlo, io vorrei che mi seguissi nel senso che mi facessi tu le cose perché sono stanco di comprare, leggere, seguire tutorial, corsi, seminari, ne ho seguiti tanti, ho speso tanti soldi, ma la mia vita non cambia, rimane sempre lì, perché poi queste cose alla fine bisogna anche saperle fare. Lì si accende la lampadina, quindi dico, ok, noi abbiamo l'esperienza, la tecnologia, i rapporti giusti, perché siamo circondati da tanti professionisti che lavorano in svariati settori, però questo dovrà essere in qualche modo testato. Ecco, quindi con Diego siamo arrivati, con lui che è il primo, siamo arrivati a testare subito. 12 lead, due vendite, la prima vendita c'è stata l'altra sera, abbiamo, diciamo, giustamente anche un po' festeggiato. Ma insomma, con soli 10 lead abbiamo fatto già una vendita. No, me l'hai data tu ovviamente. Io E quindi però sì, dai, è molto bello, dai, sono sono molto contento. emozionato perché è la mia prima vendita, dai. Infatti Alex così mi ha risposto, mi fa guarda, sei finito proprio Alex, no? Bilico. Illico.
Mi fa, sei finito in buone mani perché Carlo ha una precisione maniacale. Che non vedessi da me. Quando mi sono ripreso un attimo, ho visto quella cosa, ho detto, ci ho pensato un po', ho detto, vuoi vedere che abbiamo fatto la prima vendita? Infatti poi me l'hai detto. Ok, dai. Va bene. Una sorta di prova del 9, no? Dici, verifichiamo se il sistema funziona. Beh, se con 12 lead era arrivata l'altra sera una vendita, eravamo già soddisfatti e contenti. Ora c'è arrivata la seconda ieri, siamo ancora più soddisfatti e contenti, ma stanotte io ho visto nel portale che c'è stato un tentativo di acquisto che non ha concluso l'utente, ma sono quelle cose che poi vai a vedere, sarà mancata la linea, non avrà funzionato il coupon di sconto, sono sciocchezze, ma ci fanno capire che con 12 lead stiamo avendo dei tassi di conversione veramente alti. Allora, io sono contento, sono veramente contento, era doveroso da parte mia raccontarvi, farvi raccontare la Diego questa storia, stiamo in fase di lancio con altri due progetti a Tiena. Però posso dirti una cosa, io ho speso veramente, adesso non dico la cifra per riservatezza, però ho speso veramente tanti di quei soldi in corsi, in progetti che sono partiti e non sono mai andati avanti, che superano ampiamente quella cifra lì. Se noi ci mettiamo un attimo a pensare, tutti i soldi che abbiamo speso, ma parlo anche di altre cose, che magari non ci sono mai serviti, non ci hanno arricchito, non ci hanno fatto intraprendere nulla, e allora lì dovremmo un attimo mettere le due cose su una bilancia, per dire quanti soldi perderò non investendoli in un progetto splendido come questo, perché ripeto, io, Carlo non lo sa, magari non gliel'ho mai detto, io è come se l'avessi sempre conosciuto Carlo, perché io l'ho visti partire tutti nel vari lontani 2005-2007, quello più o meno dove sono partiti tutti, diciamo tra virgolette, i guru italiani, però guru non è una bellissima parola, lo so, comunque gli esperti di marketing, di online marketing in Italia. E io Carlo l'ho sempre visto come una mia arma nel cassetto, questo non gliel'ho mai detto. Perché è veramente quello che ho detto, secondo me un giorno dovrò sfruttare questa mia conoscenza, perché Carlo è l'unico che mi dà veramente fiducia. Te lo dico veramente empaticamente e col cuore. Sì. Perché praticamente li ho passati tutti. ragazzi, è una figata questo servizio, è un servizio che io aspetto da 15 anni, fatto bene, e vi dico che il test è andato benissimo e sono convinto al 100% che andrà sempre meglio. Maestro dell'erotismo dovrà dare almeno 100.000 euro all'anno. Ecco, Diego, ti do quest'altra notizia. No. Bello, mi piace. Deve dare almeno 100.000 euro. Diego, grazie. Grazie a te, Carlo. Ciao a tutti, ragazzi.